in Italia abbiamo una concezione molto strana della cultura, cioè pensiamo che sia qualcosa, un oggetto, pensiamo che sia come una borsa griffata, come un abito firmato. La cultura è qualcosa che attraversa le cose, è un modo di fare le cose, è un modo di fare bene le cose. Siccome l'organizzazione Positano stanno facendo bene le cose, questa manifestazione merita di essere, di continuare, perché è una delle più antiche e una delle più prestigiose. Grazie. L'autrice del libro edito da Mondadori, Nessuno si salva da solo. Signore e signori, Margaret Mazzantini. Non si condisce il disamore con del buon vino, sono gesti e soldi sprecati. E forse non doveva portarla in un ristorante, a lei non interessa mangiare, aspettare i piatti. I loro momenti migliori sono stati per caso, con un kebab, con cartocce di castagne, le bucce sputate in terra. Nei ristoranti non è mai andata tanto bene. Hanno cominciato ad andarci quando avevano già un po' di soldi, quando l'idillio già scricchiolava come una dondola che non fa più bene il suo lavoro. La cameriera ha mollato i menù sul tavolo. Che cosa prendiamo? Che cosa ti va? Delia indica un piatto vegetariano, un tortino, una cagata. Lui invece si è seduto proprio per mangiare, sì, per consolarsi di brutto. Delia solleva il bicchiere, uno di quei calici troppo bombati che lui le ha riempito a metà. Lo tocca con le labbra, senza veramente bere, poi se lo posa sulla guancia, quasi più grande del suo viso. È una sensazione di Delia, che è una sensazione che sembrerebbe... una sensazione peculiarissima solamente di quel personaggio. Io quando l'ho letta questa descrizione ho avuto un brivido. Questa immagine dei peli che escono dal bikini è un'immagine che appartiene alla mia ancestralità, nel senso che non me la sono improvvisamente ricordata come una cosa mia. E mi sembrava una cosa così particolare, così microscopica. Ho detto, ma come ha fatto? In questo suo romanzo ho colto una sorta di paura che blocca il cuore. A scuola i nostri professori ci insegnano a credere sempre nell'amore, anche se questo ci fa allontanare da noi stessi e ci fa dannatamente soffrire. Però poi leggo il suo romanzo e mi rendo conto che l'amore può finire anche per le cose stupide della vita, le minime cose, anche un accappatoio messo male. In definitiva, secondo lei, quanto di noi stessi dobbiamo dare all'amore? Tutto. La vita è una lunga storia d'amore, che poi sia un uomo per una donna, insomma è una lunga storia d'amore. Che cos'altro è? Sono Vittoria Molnare e provengo anch'io dal liceo classico a Lombardi di Airone e Provincia di Benevento. Volevo chiedere, la sua spiritualità è fatta di tanta corporalità, il fatto che lei provenga dalla campagna, come ha inciso, quanto anzi ha inciso, nella sua attenzione verso gli odori, i particolari oggettivi fisici che spesso sappiamo, il più delle volte sanno descrivere uno stato d'animo anche meglio di mille parole. Io vi devo fare i complimenti perché ragazzi, veramente, perché sono domande sincere, intelligenti, perché questo che è domande lunghissime che non hanno, capito, che sono semplicemente un... Invece bravi, la campagna è proprio è tantissimo, perché io ho vissuto, come dire, appunto in maniera molto isolata, con pochissimi soldi, con un padre folle, quindi in una condizione di alterazione costante, quindi questo mi ha, come dire, fin da ragazzina sono stata stimolata
e la campagna, sai, tanto c'è quel tempo lento che è il tempo, come dire, anche della noia, no? In cui tutto si sviluppa, perché poi mi ricordo, noi già andare a scuola era un gesto temerario, il resto c'era già una vacanza, il resto era tanto lavoro, perché poi avevamo l'uliveto, i pomodori, le cose, insomma, quindi abbiamo fatto veramente i polli, i conigli, insomma, veramente abbiamo vissuto di quella terra che coltivavamo. E noi siamo quattro sorelle in tutto, perché noi facevamo veramente tutto. Questo mi ha dato una grande forza nella vita, perché io veramente so fare un po' tutto. E poi credo che è stato un dono, perché, come dire, c'hai un contatto proprio con i cicli biologici dell'esistenza, vedi le cose che nascono, che muoiono, vedi gli animali, vedi i parti, vedi, insomma, c'è una forza. Infatti io ogni mio libro lo comincio in campagna, è una cosa, io ho una casa in campagna e ogni libro lo comincio là, in realtà, perché poi in realtà io sento, come dire, ogni tanto penso, no vabbè, ma è giusto che uno scrittore viva in una città, cioè viva anche di infelicità, viva anche di immagini di merda, come dico Gaetano, cioè viva anche di, come dire, perché poi è bene che uno si infili in una metropolitana, è bene che uno si infili in un'auto, è bene che uno che si fermi con il barbone fuori dal suo, cioè è bene che uno viva nel mondo e riconosca la polvere, il fango, e riconosca la fatica del perché sennò ti stacchi da, soprattutto quando vai avanti, è fatale che uno poi magari si isoli, eccetera. Spesso a me questo non piace, cioè vivere appartata non, poi comunque non me lo posso permettere, perché sono appunto una donna che vive nel mondo, e questa è una delle altre cose che si sentono, si sente che è una persona che ha innanzitutto un'esperienza umana di vita proprio, che tanti non hanno, perché poi in realtà, insomma, spesso anche gli scrittori, quelli che se lo possono permettere, vivono un po' appartati, eccetera. Però ecco, poi, come dire, tutto questo gracidare poi che c'è in città, anche di tanta infelicità, di tanta, cioè per una persona che comunque sente molto, poi alla fine c'è come un peso, c'è come un peso. Allora, come dire, io è come se raccogliessi immagini, eccetera, però poi ho bisogno di un, come dire, di un mondo primordiale, no? E quella è, come dire, quindi di tornare alla campagna, cioè di tornare lì, comincio sempre a scrivere, quindi, perché lì c'è un silenzio, come dire, c'è un luogo che è proprio un luogo, è un luogo dell'anima. Grazie. Credo che dentro di noi c'è un po' tutto, e quindi, e degli artisti è un po' così, perché gli artisti un po' hanno tutte le età, ma forse hanno anche un po' tutti i sessi, e quindi di volta in volta tu riesci, come dire, a scivolare nel solco di uno e nel solco di un altro. Quindi Antonio diceva prima l'uomo, la donna, in realtà io scivolo nel solco degli uomini, tante volte ci scivolo con una facilità più, e quindi tante volte pensa, ah, ti sei identificata in quella donna, in quella gemma, in quella donna borghese che va, in realtà no, perché poi, cioè, mi sono identificata e come, però poi in realtà, come dire, la mia anima correva da un'altra parte, quindi non credo che poi ti infili quella capacità là di infilarti in un'altra, in un altro guanto, di cercare un'altra, capito, e di sì. Sergio Castellito e Margaret Mazzantini con due penne personalizzate Montegrappa, che adesso vi verranno portate alla bella Nicoletta. Prego, Nicoletta.